Buonasera signori e benvenuti a Non sa non capisce, il miglior all you can podcast in città. Sarò il vostro cameriere per stasera. Quale gag desiderano ordinare? Oddio, non saprei, ci sono così tante gag divertenti. Vero. Magari, non so, evitiamo le barzellette sui carabinieri, che quelle le ho già sentite ieri. Tu, Marti, che dici? No, sono d'accordo, è difficile. Ok, vediamo. Ah, ma le risate le fate voi oppure le prendete già registrate? No, come può sentire produzione propria. Sento, molto bene, molto bene. Magari se intanto puoi iniziare a portare la sigla. Ah, ottima scelta, arrivo subito. Scusa, mi presentano. Non sa, non capisce il podcast. Abbiamo qui oggi per le nostre microfe speciali e quindi ospiti speciali. Niente po' di meno che uno scrittore. Salve. Buonasera, Buonasera, buonasera a voi. salve. Dunque, lei si chiama Cosetto Debrani De Brani, sì. e si presenta qui con un nuovo libro. Potremmo dire del genere thriller, si chiamano questi. Che genere È dovrebbero essere? un Sì, thriller, no? rientra un po' nel filone dei thriller legati. Agli enigmi, ai mondi Sì, antichi. Ok, la moda un po' degli ultimi tempi, la letteratura di questo. esatto, quella che un pochino è stata lanciata, diciamo, il capostipite è il Codice da Vinci di Dan Brown. Infatti lei mi Sì, diceva romanzo esserne da cui sono stato questo totalmente fattore. stregato, affascinato da questo tipo di Sì. espediente letterario. E infatti il titolo del suo romanzo, se posso dire, Prego, prego, lo introduca. ok, è Il Codice Il Bartezaghi. codice Bartezaghi. Sì. Ho deciso, diciamo, di unire le mie due grandi passioni, che sono appunto questo genere di letteratura e l'enigmistica. La settimana enigmistica, Sì, intende dire. la settimana enigmistica. Ah, perché giustamente Bartezaghi Bartezaghi, è il esatto. creatore Uno dei della più settimana. celebri. Quindi ci parli un pochino del romanzo. Lei è un Allora, protagonista. Il codice Bartezaghi segue le vicende di un semiologo dell'Università di Bologna, il professor Danglon. Danglo, che è poi un tipico cognome bolognese, Danglo. Sì, emiliano quantomeno, Sì. e un personaggio che è volutamente ispirato appunto alla figura del Bartezaghi. Sì, perfetto. Danglon verrà chiamato a risolvere enigmi e svelare misteri. Certo. Tra un crimine e Tra un l'altro. crimine e l'altro, diciamo. D'accordo. Allora, io vedo che si sia già Sì, ho preparato qui una copia, mi e inforco gli occhiali come faccio sempre la quando. invito a, se ha voglia, Posso leggerci leggere magari un un estratto. estratto, qualche cosa breve qua e là, giusto per dare un'idea del tenore. Pesco a caso dal capitolo 6, Capitolo dunque. 6, ci dica. Questo avrebbe distratto la polizia francese per un po'. Purtroppo, però, l'enigma descritto dalla tavoletta babilonese era davvero indecifrabile. Neppure Danglon, in tutta la sua carriera, aveva mai dovuto affrontare niente di simile. Per fortuna la soluzione si poteva trovare sul retro della tavoletta, così le indagini proseguirono. Ah, ok, d'accordo. Quindi cominciamo a entrare nel vivo dell'azione. Sì, poi Ok. la vicenda prende tutta una piega molto più frenetica, abbiamo anche dei crimini con cui Sì. Danglo si dovrà confrontare, ad esempio, Dica, vai. la luce proveniente dal soffitto pareva spezzare la stanza a metà. Stesi a terra si trovavano i cadaveri delle due guardie. Il professor Danglon si chinò per studiare meglio la situazione. Notò un inquietante messaggio proprio lì accanto ai corpi. È latino, disse. Era un messaggio scritto col sangue. Che c'è scritto? Chiese sussultando la ragazza. Danglon scandì le parole del messaggio con inusitata freddezza. Questi cadaveri, in apparenza uguali, nascondono 25 differenze. Sapreste trovarle tutte? Soluzione a pagina 15. La ragazza emise un urlo. Molto sì, Che ne è molto dice? bello, molto, È stavo avvincente? anche pensando eventualmente perché l'ha descritto in latino cadaverum parentem ugualum. Sì. Ho Nascondum quel 25 differenzem, differenzum. sì. E quindi lei ha fatto anche ricerche del latino, Ho secondo studiato, sì, quattro me anni sì. per Per riuscire. fare, beh, pensi lei, ma è La giusto. verosimiglianza in questi casi è molto È importante, molto secondo me, quindi ho importante, non dovuto. te lo dico. Ma mi sembra di capire un pochino che, dunque, gli enigmi cambiano un pochino dal Codice da Vinci, il fatto che gli enigmi siano in chiave da settimana enigmistica. Enigmistica, Se sì. nel Codice magari da Vinci era più legato a una conoscenza storica del nostro
protagonista qui è più un'abilità alla portata anche un po' di tutti, del lettore, un'abilità quasi ludica. Può cimentarsi nella soluzione di questi enigmi senza alcuna preoccupazione, perché qualora non dovesse riuscirci, in fondo al mio romanzo può trovare le soluzioni degli enigmi, scritte alla rovescio perché non caschi l'occhio, però le trova tutte le soluzioni degli enigmi che incontrerà Danglon durante il libro. Me l'aveva infatti detto, e mi ha anche detto che invece il nome dell'assassino si troverà nel suo prossimo romanzo. Nella prossima uscita. Cioè, lei dovranno aspettare quegli altri 4 anni per avere il nome del... giustamente. Cioè, non è che qui il nome dell'assassino non c'è proprio. No, non c'è modo di capirlo. Bisogna acquistare la prossima uscita. E conviene, via. Sì. Allora, se ci vuoi leggere un ultimo estratto, magari. I passi del professor Danglon riecheggiavano nei vuoti corridoi del Louvre. Giunto nell'ala dei rinascimentali italiani, il suo occhio registrò per un fugace istante qualcosa che la sua mente stentava a comprendere. Era il cospetto del capolavoro del Da Vinci, dove qualcuno aveva lasciato un messaggio per lui. «Che succede, Danglon? Mi ricevi?» gracchiò la ricetrasmittente. «La Gioconda», si limitò a dire Danglon. A quanto pare il direttore del Louvre, prima di morire, con le ultime forze aveva annerito un dente della Mona Lisa, disegnato un monociglio, aggiunto un pizzetto e una benda da pirata sull'occhio. «Vecchio mio, tu sei proprio un genio», pensò Danglon. Assolutamente così. Sì. Bellissimo. Lo confesso qui ora, è una citazione dalla mia infanzia, diciamo. Spesso solevo scarabocchiare così. Ma sai che lo facevo anch'io? Anche lei lo faceva. Che strano, pensavo di essere l'unico. Aggiungevo una sigaretta magari. Sì, di solito c'erano quelle facce tipo Jerry Scotti, Marco Columbo. Sì, le fotografie, Lorella Cuccarini. Mi dilettavo così un po' a... Sì, ma pensi un po'. Io pensavo... Il monociglio alla Cuccarini, le grandi risate. Anch'io, il grande classico, ridevamo tantissimo. Assolutamente. Guardi, allora, io se non ho capito bene, dunque, il suo libro uscirà presto come inserto della settimana enigmistica. Sarà un allegato. Un allegato, perfetto. Troverete in tutte le edicole, diciamo. Ma allora io invito i nostri ascoltatori a... C'è anche la penna in omaggio. Perché qui nel quarto di copertina vede c'è il mio ritratto, la foto dell'autore, che sarei io. Quindi... Ah, quindi se uno volesse... Può farmi il dente nero anche a me. Anche a lei? Ma benissimo. Perfetto. Ma... C'è una piccola biografia mia. Sì, vedo. Potrebbe... E poi tra l'altro, adesso voi magari non lo potete vedere a casa perché siamo appunto su un podcast, però l'autore stesso è venuto col dente nero, si è annerito un dente. Mi sono fatto dei buffi neri. Qui vedo che non è la sua barba, lei ha un pizzetto finto. No, è finta, anche questa cicatrice è finta. Personaggi, tutto ben studiato. Spunti dalla vita vera, sì. Ok, ho capito. Guardi, la ringrazio molto, è stato un piacere. Grazie a voi per l'occasione. In bocca al lupo per la carriera. Grazie a voi, arrivederci. Fermi tutti un attimo e fermiamo qui le trasmissioni perché abbiamo... È arrivato un velino, urgente, c'è una notizia sconvolgente, un comunicato. Un comunicato, è arrivato un gufo ora. Sì. Ministeriale, direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università. Dell'Istruzione della Magia. La nuova circolare stabilisce i nuovi criteri di valutazione degli studenti per uniformarli ai criteri utilizzati ad Hogwarts. Ok, ricordiamo quali sono i criteri usati ad Hogwarts. Ok, allora... Nel primo Harry Potter vediamo questi criteri molto arbitrari. Alla fine dell'anno la Coppa delle Case silente dai punti. La sala, ricordiamo, è già addobbata, un po' spoiler, ma già addobbata con tutti i festoni di Serpeverde. C'è qualcosa che lascia intuire che già qualcuno qui... Ok. Quarto posto Grifondoro, una manciata di punti. Terzo posto Tasso Rosso, 100 punti. Sì. Corvo Nero, 200 punti. E vince per quest'anno la casa delle case. La Coppa delle Case, Serpe Verde con 600 punti. Tutti malvagi. Già che se la ride. La vittoria è nostra. Non c'è proprio nulla che possa. Neanche questi ancora 20 minuti di film che mancano. Saranno 20 minuti di celebrazione. Vedete incazzarci di alcol dai nostri cappelli parlanti. Sì. È che invece... Presidente, fermi tutti, gli ultimi avvenimenti mi costringono a rivedere un attimino, ad assegnare ulteriori punteggi. Ed è che qui
che... Ed è qui che va tutto in vacca, qualsiasi meritocrazia, sì. Qualsiasi, cioè, studenti che si sono applicati per tutto l'anno, capito, hanno studiato, pozioni, tutte quelle materie del cazzo che hanno loro, no? A tirar fuori le mandragole. 600 punti ad Hermione Granger per aver creduto nei valori dell'amicizia. E con... ci vede gente del serpente, no, i valori dell'amicizia, no, quelli li avrebbe chiesto. Sì, proprio... dai fondo alla salsa, ma che cazzo, avevate detto di studiare... gli incantesimi di difesa, no, i valori della vicina non erano nel programma. Poi altri 200 punti a Ron Weasley perché aver giocato una bellissima partita a scacchi. E da sapere, ma cazzo, anch'io sono giocato, ma non era previsto, non ci sono tutti gli scacchisti della squadra di sapere, dice, ma che cazzo è questo. E poi vabbè, un fantastigliardo di punti a Harry Potter per aver lui è svoltato, sì, per avere il nome in copertina, per avere il nome in copertina, sì, sì, okay. E qui casca l'asino, perché tu dici pareggio, siamo si può sapere che ancora ci credono, ma... sapere di vabbè, ascolta, pareggio, rispondo, vabbè, dai, almeno mancano ancora 10 minuti, sì, ci sono sti strastronzi che potrà mai succedere. Assegno infine un ultimo punto, perché è proprio la beffa, sì, sì, anche sì, anche avergli detto prima avete vinto, sì, pareggio, sì. L'ultimo punto, fra l'altro, veramente futile, sì, all'ultimo dei personaggi, al personaggio, quello la spalla comica, sì, esatto, sì, a long bottom, per aver detto una battuta del cazzo lì nella cosa, per aver fatto una gag di un minuto in cui bisogna dire di no agli amici, sì, è più difficile, è difficile combattere i nemici, ma ancora di più gli amici, un punto giusto per cambiano tutti gli standard, era già tutta una roba preparatissima, quindi poteva direttamente mettere gli standard, sì, sì, giusti, no? E dammi quella coppa strappata dalle... poi dici, ma perché sono incazzato? Fagli un trattamento così per un centinaio d'anni, vedi come un po' di risentimento tende a nascere, sì, perché, sì, Grifondoro fa sempre sta cosa per cui ogni anno, perché sì, anche che i successivi e Grifondoro ultimo posto, sì, era quello di Serpente, sì, dai, va bene, abbiamo capito, sta cippa di cazzo, no? Non fa più ridere dalla dietro, sì, arrivano i voti russi, aspettate che qui dalla Florida ci colleghiamo, perché all'ultimo momento sembra che Ron Weasley chiediamo un riconteggio, abbia appena giocato una grandissima partita di scarabeo, il candidato del Kansas, Hermione Granger. Sì, sì. Fondamentalmente spesso si usano anche questi criteri quando si deve valutare, non lo so, per esempio, se ci sono i parametri per un ponte perché una struttura regga bene, oppure ci sono... Il carico in movimento è di 600 tonnellate. Beh. Ma? Ma? Aspettate! Se passa un camion che crede nel valore dell'amicizia... adesso il ministro dell'istruzione... ci tiene a ribadire questo. Ha detto, questo è assolutamente un buon metodo. Dare il colpo di grazia alla nostra squadra. I criteri adesso sono le partite a scacchi... Non serve... I valori dell'amicizia. Togliamo storia e filosofia. No, non state a perdere tempo su quella roba lì, perché proprio alla fine... Se vuoi un buon punteggio e se vuoi assicurarti dei nemici a memoria e imperitura, ecco, questo è il metodo migliore. E bentornati all'angolo dell'ospite, interviste bizzarre a personaggi improbabili. Vero. E anche questa sera affrontiamo il tema delle sindromi poco conosciute. Abbiamo un ospite molto interessante, lui è il signor Franco Carlotti ed è affetto da questa sindrome che, dico la verità, io non conoscevo prima di incontrare, sì, il signor Carlotti. E il signor Carlotti è affetto dalla sindrome della differita. La sindrome della differita, nel senso che il signor Carlotti praticamente parla in differita. E signor Carlotti, grazie per essere venuto qua e vorrebbe un po' parlarci di questa malattia. Signor, buongiorno. Scusi, perdoni. Vada pure. Sì, no, se posso parlare. Ah, scusi, ancora. Ma ha ragione. È un casino. Perdonatemi, però è che lui muove le labbra, non esce il suono, esce dopo. Errore mio, errore cercheremo nostro. Cercheremo di venirle incontro. Prego. Vada. Sì, allora un attimo, se continuate a interrompere. È proprio il problema che ho, quello, sì, di non riuscire a fare un discorso. Ma posso, certo, parlare, quindi. Ha ragione, sono... allora. Sì, assolutamente. La questione è che un po' noi non siamo abituati, però ha ragione, l'abbiamo concesso questo spazio, quindi ha tutto il diritto di dover parlare, prego. Vada.
Benissimo. Cercavo, allora, no, è ancora così. No, io sono venuto apposta per parlare di questo problema e voi non mi date la possibilità di forse è meglio finire qua l'intervista. Faccio qualcosa, non so. Sono, sì, è un problema che mi sta rovinando la vita e voi non state aiutando per nulla. E quindi è finita. Lei... Non ho capito, ma però, non è finita. Però se lei non ci dà dei segnali, se lei non ci stava spiega zitto, qualcosa, parlando e non sto a concludere un discorso, lei, io penso che può finire qua l'intervista. Vada a fanculo, basta. Ma non si può. Sembrava fosse finito. Infatti, che cazzo. Stava zitto. No, è che è una sindrome molto, molto brutta. Ah, vada a cagare, signor Carlotti. Hachoo! Hachoo! Zagrebi Bobo! Hachoo! Hachoo!